Ciao e benvenuto! In questo video ti mostrerò la pellicola effetto carta che ho appena messo sul mio iPad. Ma poi, ci servono davvero queste pellicole e ci possiamo disegnare o anche scrivere? Scopriamolo insieme. La pellicola che ho acquistato è questa, si chiama Dudru ed è italiana, quindi ho voluto anche preferirla rispetto ad altre marche straniere, vedere cosa l'ingegno italiano aveva combinato per risolvere il problema della superficie dell'iPad che è troppo liscia per avere un segno preciso e riuscire a disegnare e anche a scrivere in scioltezza. Vale la pena dire che dentro una confezione ce ne sono due e quindi abbiamo una seconda chance, una pellicola di riserva, ma non solo la pellicola, dentro c'è anche tutto il kit, quindi oltre alla pellicola c'è un altro sacchettino come questo che contiene una pezzina per pulire la superficie prima del montaggio, gli adesivi per mettere tutto a registro, un'altra striscia di scotch per togliere veramente tutti i pelucchi di polvere che magari si frappongono in mezzo e poi ci danno un gran fastidio, e più ci sono questi pratici, non so se si vedono, pattine, diciamo così, per spingere via le bolle in modo che poi se ne vanno anche da sole, però ecco, se mettendo la pellicola formiamo qualche bolla la possiamo andare a togliere. Ora, per montare la pellicola, che è facilissimo veramente, io ho seguito un video che ho messo nei link di questo video nella descrizione, quindi puoi seguire le stesse istruzioni video che ho utilizzato io, e ora ti farò vedere sull'iPad come mi trovo, come funziona, e disegneremo qualcosa insieme. Voglio farti vedere che la pellicola copre tutto l'iPad, quindi fa le veci di una pellicola protettiva, e ha questa superficie sabbiata dove l'immagine rimane nitida, però crea questa ruvidità, questo attrito, senti, che è esattamente quello del foglio di carta. Quindi se cerchi una pellicola che simula l'effetto del foglio di carta sul tablet, questa è, a mio parere, assolutamente perfetta. E anche il suono che fa la penna grafica passandoci sopra è esattamente quella del foglio di carta. Ora apriamo Procreate, eccoci qua, e sentirei che fa un certo suono, ma è un suono naturale a cui, specialmente se già disegni su carta, ti abituerai immediatamente. Ora, io non ho tarato i pennelli di Procreate ancora. Ciao Fiamma, mio supervisore Fiamma, vieni a vedere cosa combiniamo. E ti dicevo, io non ho tarato i pennelli prima di farti questa dimostrazione, proprio per farti vedere la precisione che c'è anche quando magari lo strumento, il software che abbiamo sotto non è ancora così preciso, così configurato alla perfezione. Però il controllo, diciamo, del tratto è ugualmente molto preciso. Te lo faccio vedere anche con una scritta. Qui se io scrivo ciao, lo scrivo Franci, è esattamente la mia scrittura, la mia calligrafia. E questo è, secondo me, fantastico, perché sì, ho capito, non posso accarezzarti adesso. E dicevo, questo è esattamente quello che noi ci aspettiamo da una pellicola del genere, cioè che ci dia precisione. Che ci dia precisione quando appoggiamo la penna sulla tavoletta. Ok, questi vengono di qua. Quindi ora andrò avanti con il mio sketch, il mio disegno, e te lo farò poi anche vedere con i vari stadi col time lapse appena sarà finito. Insomma, vale la pena di prendere queste pellicole effetto carta?
a mio parere, dopo averle provate, assolutamente sì, non ne farei più a meno. Mi è piaciuto anche il packaging, la confezione, il fatto che ce ne fossero due, con tutti gli adesivi, le pezzine per pulire, tutto quello che può servire per montarla, anche in una confezione molto stilosa e con la pellicola di riserva. In più l'effetto è veramente quello della carta ruvida e quindi toglie tutto quel scivolamento sul vetro dell'iPad che rendeva, almeno a me, praticamente impossibile disegnarci sopra in maniera precisa. Mentre adesso, nonostante devo ancora tarare e configurare bene i pennelli di Procreate, riesco a fare cose già molto più precise e quindi non vedo l'ora di sistemare i pennelli, personalizzarli per me e cominciare a fare le cose veramente sul serio anche con l'iPad, Procreate e questa nuova pellicola. Per ora mi fermo qui perché purtroppo per questo video il tempo è veramente tiranno, ma torneremo presto su Procreate, i pennelli, su come disegnare e anche come lavorare con il disegno. Quindi ricordati di iscriverti al canale, mettere mi piace e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Sei contenta? Sei contenta? Confusa di luce. Sistemati.